Ciao Renzo, assolutamente. Ciao Renzo, assolutamente. Ciao Renzo, ciao a tutti quelli che ci seguono e ci seguiranno. Ovviamente, come hai detto tu, buon anno a tutti. Speriamo in un anno bello sia fuori dal campo per tutte le vite, ma anche per il Messina. Sì, assolutamente. Ci dicono a Lorenzo che c'è qualche problema di audio, Luigi ci dice non sente nulla, cerchiamo di risolvere. Comunque sì, assolutamente in questa puntata comunque vi avvicineremo su quella che sarà la partita con il Cerignola, senza dimenticare ovviamente che c'è un mercato che è iniziato, possiamo dire che è già iniziato, e ne parleremo anche in questa puntata perché abbiamo già avuto un acquisto, ormai come sapete tutti è arrivato Marco Rosafi in prestito dalla Spal, quindi sicuramente parleremo di questo, anche perché c'è stata già la conferenza stampa dell'attaccante appunto arrivato al Messina, però ovviamente non parleremo solo di questo perché ci sono state anche tante rescissioni durante le vacanze prima ancora dell'anno, ci sono state decisioni di vari giocatori. Avremo anche una grafica su questo durante la puntata. Lorenzo, vediamo se ha risolto i problemi, così almeno possiamo andare avanti. Non lo so. Sì, assolutamente così. Ciao Lorenzo, grazie a voi. Ciao Massimiliano, come state? Tutto bene? Assolutamente, tutto bene, quindi auguriamo ovviamente a te buon anno, anche come abbiamo augurato anche Grazie, ai anche nostri a voi. spettatori. Direi subito, Simone, mentre appunto cerchiamo anche di risolvere. Sicuramente Messina ha vissuto un dicembre che l'ha visto tornare in forma, no? Possiamo anche parlare di crisi scacciata, quattro risultati utili consecutivi, tra l'altro una striscia ancora aperta. Si entra nel mercato che comunque sapevamo, nonostante i risultati, si sarebbe dovuto intervenire. Già arrivato Rosafio che forse non sarà schierato contro Cerignola, però già il fatto di averlo in gruppo, si sta allenando, conosce l'ambiente, conosce l'allenatore, è già un passo avanti rispetto a magari, ricordo, i mercati di qualche anno fa in cui i giocatori arrivavano a poco, così dovevano ambientare. Penso Ragusa l'anno scorso è arrivato praticamente a fine mercato. Ecco, il fatto che Rosafio arrivi già adesso è già un segnale buono. Ovviamente mancano giocatori in altri ruoli, penso che ne parleremo. Si è al lavoro anche su quelli. Rosafio, diciamo, era forse più facile da concludere come operazione perché lui voleva tornare anche qui a Messina, ha detto in conferenza stampa, poi avete anticipato, lo sentiremo, che vuole dimostrare qualcosa. Ecco, qui a Messina 6 anni fa, il 2017, se non ricordo male, comunque tanti gol, tanti assist, può sicuramente essere utile, un innesto importante, anche se, come ripetevate voi,
non è un acquisto in prestito, però comunque per 6 mesi vestirà la maglia del Messina. Ci aspettiamo che salti l'uomo, per esempio, che crea la superiorità, che qualche tiro in porta, qualche gol, qualche assist. Ecco, diciamo, fa tutto brodo in questo momento al Messina, soprattutto in un attacco che ha palesato qualche difficoltà negli ultimi tempi. Sì, assolutamente, come hai detto bene tu, è un primo acquisto, anche se in prestito, ma comunque un primo innesto, però come hai anticipato giustamente tu, ne servono altri perché prima dell'anno sono arrivate delle cessioni di Zammit, di Darini, comunque quattro cessioni che ci aspettavamo comunque perché sono quei giocatori che non hanno reso bene nel girone d'andata, quindi ci aspettavamo queste decisioni. Diciamo che Zambit è stato, credo che nella correttiva abbiamo parlato tantissimo, un po' un oggetto misterioso perché è quello che ha giocato meno di tutti, 26 minuti totali. Quindi alla fine ci aspettavamo, abbiamo ipotizzato fosse un acquisto così per di sponsor, anche una sponsorizzazione, ma poi quando è andato via in questa maniera, una decisione forse nemmeno quello. A questo punto forse c'è stato un problema riguardo magari Modica che comunque non lo vedeva, quindi non riusciamo a spiegarcelo, ecco, però comunque ormai è finita, diciamo, non potremo più capire se è stato un rimpianto, ma non si può parlare di rimpianto dopo 20 minuti giocati, comunque andiamo avanti. Come hai detto bene tu, su quattro rescissioni è arrivato ancora solo un acquisto. Secondo te in attacco, dato che ora è arrivato Rosafio, comunque diciamo già tante, c'è Ragusa, in attacco comunque Ragusa, Brescia e Maurusso, però Rosafio è un po' un jolly, fa l'esterno, secondo te può uscire qualcuno? Si è parlato, ci sono state delle voci su Emmaus, però forse sono state smentite. Ti aspetti un'uscita importante lì davanti? No, un'uscita importante non me l'aspetto, a meno che non sia un giocatore a voler andare via, ecco. Nel senso, non mi aspetto che il Messina si liberi, insomma, di un Emmaus, di un Ragusa, di un Plescia, ecco, di questi qui, anche perché fin quando hanno gli slot a disposizione, e ora diciamo con l'entrata di Rosafio, dico, se ne sono andati via in quattro, ne è arrivato uno, in teoria ce ne sono ancora tre a disposizione. Non penso che la società si vada a privare di giocatori prima magari di averne presi altri, quindi comunque non vedo né una rescissione, ma non vedo neanche qualcuno che possa dire voglio andare via. Dico, stesso Emmaus, magari sì, non sta rendendo ottimamente, è in crescita anche lui, ma non ce lo vedo ad andare via, considerando che qui ritrova Modica, qui a Messina, dico, ha trovato Modica, ha trovato il direttore sportivo che conosceva, quindi ecco, non penso si trovi male lui a Messina, dico, perché tu mi hai fatto il nome di Emmaus, anche gli altri, ecco, non vedo perché dovrebbero andare via, a meno che appunto la società non ha bisogno di, o hanno mercato, ma non penso sia il caso, o hanno mercato oppure la società ha bisogno di liberare uno spazio, ma in quel caso ecco, non penso si priverebbe di Emmaus, Ragusa, Plescia, qualcuno che potrebbe essere in uscita, potrebbe essere non so, uno tra Zunno, Cavallo, Luciani, ipotizzo, non do niente per certo, sto ipotizzando. Tra l'altro tu mi hai fatto la domanda riguardo Rosafio, sì, sicuramente può essere, nel senso se era a disposizione, può essere una carta da giocare, però come sappiamo ci aspettavamo altri giocatori in altri ruoli, penso al secondo portiere, Magalli c'è, però c'ha sempre 43 anni, c'ha sempre l'ammonizione facile, quindi potrebbe saltare una partita anche per squalifica, quindi o a me si Sì, deve rimettere su Di Bello, oppure secondo portiere giocherà, ecco, quindi prima o poi giocherà. diciamo Certo. che ci aspettavamo appunto che il secondo portiere arrivasse prima. Ormai mancano praticamente 2 giorni al ritorno, al girone di ritorno. Quindi sicuramente è un problema, come hai detto bene tu, perché comunque su Magalli le ha giocate tutte finora, ovviamente. Ma può succedere che salta una partita per qualsiasi motivo e non avere il secondo portiere è sicuramente un problema. Sicuramente ne Il stanno portiere lavorando, di, però. scusami se ti interrompo, ieri Sì. eravamo alla conferenza e Roma ci diceva stiamo procedendo, diciamo, step by step, il secondo portiere, una delle urgenze, ce l'aveva dato come una delle trattative da chiudere, accennava già oggi, ecco, diciamo, anche se arriva domani, anche se lo desserano domani, non è un problema perché comunque Fumagalli, a meno di clamorosi
chiamo Ferro, problemi in allenamento, dico domenica ci sarà, e non è che dice il portiere ha bisogno di integrarsi tanto quanto, nel senso, dovesse arrivare il portiere sabato e Fumagalli non ce la fa a giocare domenica, comunque il portiere si mette in porta. Un giocatore come Rosafio che magari deve adattarsi, deve ritrovare la gamba, deve trovare il feeling con i compagni, quindi basta che arrivi il secondo portiere, ce lo teniamo, ecco. Ma che va, si va a giocare con Di Bella secondo, mi sembrava già successo, ecco. Panchina, e sperando che non serva, perché poi non è neanche detto che Di Bella non renda, certo. Ma cosa è Fumagalli in forma, poi tutti gli altri sono in discussione. Stesso De Matteis è andato via, ma non poteva pensare, secondo me, di giocare con Fumagalli in questa condizione. Assolutamente, Lorenzo, dovremmo aver risolto, Dovremmo credo, spero. esserci, tu penso Ma che mi senti? intanto, Vabbè, sì, abbiamo io. chiuso l'anno con vari problemi tecnici, ovviamente non potevamo iniziare con qualche problemino, però abbiamo risolto tutto, ci scusiamo, adesso siamo pronti, insomma. Siamo carichi. Esatto. Sì, mi stavi appunto chiedendo il video della conferenza di Rosafio, Assolutamente. giusto? Ve lo mando subito, poi lo commentiamo insieme. Voglio ringraziare anch'io. Principalmente il presidente per lo sforzo che ha fatto, anch'io la SPAL per avermi capito e anche il mio procuratore per avermi capito. Avevo altre comunque soluzioni importanti, ma ovviamente il procuratore, insomma, mi ha capito. No, le motivazioni, cioè la scala principalmente parte da me, nel senso che la voglia di ritornare dove veramente sono stato bene. Era insomma la principale. Poi sicuramente il mister, il direttore, il presidente, il fatto di aver già lavorato con loro mi metteva comunque ulteriore tranquillità, serenità, sapere già cosa richiede un allenatore, perché comunque spostarsi a gennaio non è mai facile. Entrare in una squadra, magari con un allenatore nuovo e riadattarsi, capire tutto, insomma, il modo di giocare non è mai facile. Ho voluto comunque fare questa scelta perché anche per me stesso, perché ho bisogno di, insomma, di far bene, ho bisogno di sentirmi vivo e di dimostrare veramente il mio valore. Ah, assolutamente, cioè, io adesso cioè sono, per questi 6 mesi sono il Messina, cioè io devo lottare per gli obiettivi che sono prefissati per il Messina, non ho sinceramente in testa quello che sarà dopo, perché non si sa mai. Quindi io ad oggi voglio dare una mano alla squadra, mettermi a disposizione del mister, mettermi a disposizione dei compagni, cercare di magari di aiutare qualche giovane a crescere, insomma, mettere tutto quello che ho, insomma, a disposizione per il Messina. Rispetto ad anni fa, sono cresciuto umanamente perché, ripeto, ho giocato magari per vincere. So anche cosa significa giocare per salvarci, quindi ho fatto entrambe le cose, quindi so adattarmi alle situazioni e so che sono stato giovane anche io e quando magari anche i vecchi mi davano dei consigli ero sempre lì ad ascoltare per cercare di rubare, perché anch'io, insomma, volevo crescere. Diciamo che questo mese è stato bello intenso, sia da parte del direttore che sì, comunque ho sentito molto spesso Damiano Lia e Marco Manetta. Il sogno c'è, penso che sia palese e chiaro a tutti, però ad oggi secondo me per la condizione di classifica dobbiamo pensare step, al primo step. Il primo step è salvarci il prima possibile, poi dopo quello che sarà dopo sarà sicuramente un piacere, però ad oggi secondo me bisogna lavorare con la testa per salvarci. Negli ultimi 6 mesi io, cioè, ho lottato per lo stesso obiettivo. Eravamo partiti per un obiettivo, però ci siamo ritrovati a lottare, insomma, per salvarci, tra virgolette, perché la classifica anche lì non ci sorrideva. Quindi ci eravamo mentalizzati, insomma, per la salvezza, quindi sono abbastanza mentalizzato. Cioè, qua sei partito per salvarti, quindi già eri mentalizzato all'inizio. Quindi là è stato un colpo ritrovarti lì, quindi è ulteriore difficoltà. Qui secondo me i ragazzi,
ho visto qualche partita, perché quando ho visto il mister e il direttore, quando non giocavo, vedevo le partite, vedevo comunque sempre un atteggiamento giusto per lottare, insomma, per la salvezza. Quest'anno è ancora più tosto perché tutte le squadre sono ben attrezzate, quindi dobbiamo, tra virgolette, temere tutte, ma non dobbiamo aver paura. Noi, ovviamente, per queste due esperienze che ho avuto col mister, abbiamo sempre sofferto quelle squadrette magari che si chiudono, che fanno un po' di densità, però noi dobbiamo giocare come ci richiede il mister, dobbiamo giocare. Io col mister ho giocato 2 anni e quando facevamo le cose che ci richiedeva, sinceramente, il risultato è sempre arrivato. Queste le parole di Rosafio che si è presentato così al Messina, l'abbiamo qualche giorno fa in conferenza stampa, durante una lunga conferenza stampa, no, Max ha parlato un po' di tutto, del suo percorso, di cosa vuole fare qui, insomma, quello che sicuramente fa piacere al pubblico messinese, all'ambiente, è questa sua voglia di fare e di non pensare al futuro. Sappiamo che ha un contratto di 6 mesi, perché appunto è in prestito per questi 6 mesi. Lui non ha intenzione di pensare adesso al futuro, ma vuole pensare a quello che è il suo presente, che è appunto il Messina. Quindi insomma, ci auguriamo che sia veramente l'acquisto che possa dare una svolta a questo attacco messinese, che è un po', diciamo, a corto di gol, lo è stato nel girone di andata. Quindi, insomma, cosa ne dite voi di queste parole? Secondo me, vabbè, sono sicuramente parole chiare. Sul fatto, soprattutto, mi ha colpito all'inizio, comunque il fatto che col procuratore, comunque, vabbè, ha ringraziato ovviamente anche il presidente Sciott, la spalla che l'ha mandato in prestito, però il fatto soprattutto che volesse lui chiaramente tornare è un fattore che può anche aiutare lungo la stagione. Comunque un giocatore motivato per la causa, nonostante sia in prestito, quindi sappiamo che magari i giocatori in prestito possono pensare più alla carriera che a quella che è la squadra, però non credo sarà il caso. Uno, perché comunque è un ritorno e poi l'ha voluto molto, ha spinto molto, perché sono certo che un giocatore comunque della sua caratura abbia avuto sicuramente altre offerte, però se ha deciso di venire a Messina è sicuramente un motivo anche d'orgoglio comunque per la società, che certamente, non lo dicevamo anche prima con Simone, non deve essere l'ultimo acquisto. Uno non può essere, perché bisogna riempire le liste fino a 24, no? Poi Esatto. devono essere giocatori, se non del calibro di Rosario, comunque giocatori ottimi, perché non se ne sono andati certo dei giocatori dei fenomeni. Ecco, abbiamo lasciato Darini, Zambite, che comunque non erano dei fenomeni, però devono arrivare giocatori più forti, perché sappiamo che tra infortuni, tra l'altro, sappiamo che Lia e Buffa sono ancora out, probabilmente non ci saranno per la partita di domenica. Quindi ci vogliono giocatori che siano anche buoni subentranti, perché come sappiamo ci sono anche lungo la stagione diversi problemi fisici. Quindi attendiamo. Forse la cosa più grave, ecco, come diceva anche Simone prima, è non avere il secondo portiere per la partita. Ecco, questa è la cosa più grave, però non voglio subito criticare, perché siamo ancora all'inizio. Magari arriverà, non credo arrivi prima di domenica, però speriamo, ecco, di avere presto il secondo portiere, perché poi certo sono importanti anche gli altri slot, come per esempio in difesa certamente ci vuole anche un innesto, però il secondo portiere credo sia fondamentale. Al momento, se Fumagalli avesse così l'influenza di mesi domani, saremmo con un portiere comunque di non esperto, come serve un secondo portiere sempre pronto. Sì, Simone, insomma, il tuo pensiero su queste parole, ho sentito prima il tuo, diciamo, pensiero su Rosafio. Queste parole dicono di un giocatore molto motivato. Tu che ne pensi? Sì, no, ma questo è stato chiaro fin da subito. Lui l'ha pure detto: sì, sono in prestito, però io per 6 mesi sono un giocatore del Messina, sono tornato dove sono stato bene. Nel senso, voleva tornare qua. Anche quando gli abbiamo chiesto un po' di questo girone dove c'è il Messina, ha detto: mi guardavo le partite, vedevo l'atteggiamento. Non so se
arrivare comunque in squadra, può essere in una squadra dove svolgi, extra, come diceva bene Massimiliano, una scelta sua di andare in un posto, magari di insistere col procuratore, perché sì, ma diceva anche lui prima, il giocatore magari pensa alla carriera personale, in questo caso le due cose coincidono anche, perché se lui va bene per la sua carriera, va bene anche per noi, quindi ecco, questo è un innesto di quelli che possono essere molto utili, anche perché lui ha fatto tutto un discorso di aiutare i giovani a crescere, che lui rispetto a 6 anni fa giustamente è maturato molto, quindi adesso si vede anche in questo ruolo di, come dire, di insegnare qualcosina, di dare qualche consiglio giusto, quindi è assolutamente un innesto che, almeno se da quello che dice, farà in campo, può fare la differenza, ma poi rivediamo, siamo ancora ad aspettare difensore centrale, terzino sinistro e il portiere. Poi Intanto secondo tutto quello portiere, sì. che potrebbe arrivare in più deve essere, come dire, studiato bene, deve essere utile al progetto. Mi ricordo un paio, no, forse no, 2 anni fa, arrivò Burgio anche nella finestra di mercato, poi dopo 2 settimane ha rescisso perché si erano fatti anche male i conti, non entrava in lista, quindi ecco, eviterei un mercato fatto così, farei un mercato proprio, riempiamo le caselle che ci mancano, poi se c'è la possibilità valutiamo ruolo per ruolo, anche perché, ripetiamo, ci dovranno essere eventuali altre uscite. Sì, sul secondo portiere, tra l'altro ci scrivono qui in chat, un secondo portiere giovane dovrà essere un investimento, non uno qualsiasi, dovrà essere di proprietà per farlo crescere in vista di diventare il primo portiere. Quindi questo è anche un tema perché è possibile che insomma, l'acquisto, il non acquisto ancora del secondo portiere sia appunto motivato da uno studio più approfondito. Fumagalli per noi può giocare fino a 60 anni, veramente è l'ultimo dei nostri problemi, però è ovvio che la carta d'identità la vediamo tutti, non potrà giocare all'infinito Fumagalli, noi gli auguriamo veramente di giocare anni e anni ancora, però certo diventa importante avere poi un portiere che possa crescere, anche perché l'abbiamo detto sempre in questi anni, questo è uno dei problemi del Messina che non ha mai giovani di proprietà e prendendoli sempre in prestito dalle altre squadre non riesce mai ad avere un complesso di risorse umane importante da poter coltivare negli anni. Quindi, questo è sicuramente uno dei temi del momento, no? Sì, diciamo che anche Roma quest'estate l'aveva detto, che avrebbe preferito sempre prendere giocatori così di proprietà, comunque far crescere i giocatori in società piuttosto che aiutare a far crescere i giocatori appunto di altre società. Questo dovrebbe essere, come diceva anche il nostro amico da casa, importante nella scelta del portiere, ecco, perché come sappiamo Fumagalli, dicevamo prima, non potrà giocare all'infinito, anche se sembra infinito il suo apporto in porta, però ovviamente non potrà giocare all'infinito, quindi certo, riuscire a prendere un portiere comunque giovane a titolo definitivo sarà importante anche per già inserirlo nell'ambiente e imparare anche da Fumagalli, da non sottovalutare questa cosa, perché un portiere così Esatto. esperto come lui può dare tanto a un giovane e poi magari il prossimo anno o fra 2 anni, non sappiamo poi quanto ancora continuerà a giocare a Fumagalli e se continuerà ancora a Messina. Io credo comunque che Fumagalli ormai alla causa del Messina sia molto legato, quindi non voglio fare previsioni, ma credo che comunque o fino al ritiro quasi comunque sarà, continuerà qui e quindi sicuramente potrà aiutare un giovane portiere che speriamo, lo dicevo prima, arrivi al più presto, perché non si può continuare così. Purtroppo dico, la situazione del portiere non è così lineare perché se lo prendi troppo giovane, come può essere Dybala, a quel punto uno dice se ti tieni Dybala. Se lo prendi giovane con margini di crescita, come penso fosse nei piani De Matteis, devi fare un certo discorso, nel senso, guarda, noi abbiamo Fumagalli, però con te vorremmo fare un discorso a lungo periodo, di crescita, magari quest'anno giochi 5 partite, l'anno prossimo ne giochi 10 e poi via via. Diciamo c'è il subentro, quindi bisogna anche trovare un portiere disposto a fare questo. Evidentemente De Matteis voleva giocare, giustamente non ha trovato spazio perché con Fumagalli, ripeto, in questo stato di forma
dico, forse ha sbagliato mezza partita all'inizio, poi non c'è mai stato neanche il dubbio, dice, ma quasi quasi, dico, l'anno scorso tra Lewandowski, ora non mi ricordo il secondo, comunque Daga, c'era, daga. Daga, c'è stato un po', dice, ma metto lui, non metto lui, quindi c'era la scelta, quest'anno no, quindi diciamo ci vuole anche un secondo che capisca questa situazione e gli vada bene, perché dico, sicuramente non è bello, ecco, fare l'eterno secondo e non vedere mai la porta. Sì, esatto, sicuramente. Tra l'altro, era proprio con Max in una delle live prima di Natale, anche con Ciccio Manzo, che parlava appunto proprio di questo discorso di De Matteis, che magari avrebbe voluto giocare di più. Diciamo che ci ha azzeccato in quel caso Ciccio Manzo, perché poi De Matteis se n'è andato, quindi è senza dubbio un discorso particolare, perché Fumagalli non lascia spazio a nessuno. Però qualcuno là dietro serve per forza, anche perché ce lo scrivono in molti, è inammissibile arrivare a una partita professionistica senza avere un secondo portiere di livello. Quindi vedremo, sarà sicuramente uno degli acquisti da fare ormai entro la prossima partita. Mi sembra difficile, visto che si gioca domenica, però quantomeno per quella successiva credo sia necessario. Andiamo a vedere rapidamente le statistiche di Rosafio, giusto per chiudere il discorso su quello che è il primo acquisto del Messina. Lo vediamo qui, come tutti sanno, Rosafio è stato a Messina nell'annata 17-18 con 31 presenze, 2598 minuti, 12 gol e un assist. Sicuramente un'annata importante. L'ultima annata, appunto, questi 6 mesi li ha passati alla SPAL con 2 gol in 450 minuti. Dunque, sicuramente non era il protagonista di questa SPAL, altrimenti probabilmente non sarebbe partito in prestito. Questo è fuori di dubbio. In generale, comunque, tra i professionisti, 31 gol e 37 assist in 261 presenze. Max, che statistiche sono? Noi comunque conosciamo il profilo, sappiamo che è un giocatore pericoloso, nonostante non abbia dei numeri insomma, da top di categoria. Sì, assolutamente. Diciamo che è uno di quegli acquisti che è stato anche reclamato molto. Si leggeva anche molto durante la stagione. Riprendiamo Rosafio, riprendiamo Rosafio. Giustamente, perché come dicevi tu, sicuramente non ha fatto benissimo, dai, in questa primissima parte di stagione. Però è anche vero che durante la sua carriera, come abbiamo visto anche nella grafica, comunque numeri importantissimi tra professionisti, ha lottato anche per, come diceva anche lui in conferenza stampa, sia per vincere i campionati, per le promozioni, ha lottato anche per la salvezza. Comunque, un giocatore molto esperto, anche molto importante sul campo, non solo per l'esperienza in sé, che sicuramente, come ha detto lui, aiuterà molto, molto i giovani a crescere, ma soprattutto poi sul campo. È un giocatore abile, sicuramente nel dribbling, ma aiuterà molto, come diceva anche un nostro amico da casa, a creare superiorità numerica, perché, come diceva, abbiamo molti giocatori, pochi pochissimi giocatori che bravi e tecnici. Ecco, lui potrebbe aiutare molto in questo caso. Poi i numeri parlano da sé. Quell'annata al Messina, sì, ovviamente in Serie D, quindi sicuramente cambiano quelli che sono i giudizi, essendo ancora nel dilettantismo, però comunque sono numeri molto importanti, comunque 12 gol e un assist. Poi in generale 31 gol e 37 assist tra i professionisti vuol dire che comunque è un giocatore di altissimo livello, e credo che in questi 6 mesi, seppur in prestito, darà sicuramente un grandissimo contributo al Messina. Ha parlato di sogno, e ovviamente il sogno, come dice lui, è i playoff, però credo che bisognerà stare assolutamente coi piedi per terra. Comunque è uno di quegli acquisti che potrà molto aiutare per la salvezza, ecco, per cercare di raggiungere il più possibile. Poi i sogni, poi ci pensiamo. Anche perché, come ha detto lui, anche è stato abituato a giocare in una squadra, non per forza, facesse un campionato di vertice, quindi questa esperienza tornerà utile, come diceva anche Max, doppia cifra, anche se in Serie D, negli ultimi 2 anni, 3 anni, gli attaccanti del Messina in doppia cifra non ce ne sono stati, quindi se arrivano gol è sempre, sempre bello in qualsiasi modo, quindi se arrivano da Rosafio, se arrivano da qualche altro, ce li Esatto. prendiamo. Sì, esatto. Poi il discorso è proprio questo: magari non ci aspettiamo che Rosafio faccia 15 gol da qui alla fine, anche perché sarebbe anche un po' troppo ottimistica come previsione. Però quello che abbiamo detto, creare superiorità numerica, fare quel gioco che Modica chiede ai suoi esterni e che difficilmente gli hanno saputo dare,
E poi, tra l'altro, leggevo nelle varie chat anche magari dare uno stimolo a Ragusa, perché in questo momento Ragusa, diciamo che se non si sente intoccabile quasi, con l'arrivo di Rosafio, questa sua titolarità certa può vacillare, anche perché con Emmaus in forma, non credo che partirà, con Emmaus in forma lui c'è sempre. Rosafio sarà venuto sicuramente per giocare in questi 6 mesi, quindi sarà importante capire come quello che è di fatto il capitano del Messina reagirà a questa concorrenza sulla sua fascia. Magari Modica potrebbe optare per metterli tutti e tre, ma ricordiamo che c'è sempre Blescia che il suo lavoro ha dimostrato di saperlo fare, quindi insomma vedremo come si unirà, ma avere abbondanza è sicuramente meglio di non avere scelta lì sull'esterno, no Max? Sì, assolutamente. Mi volevo anche leggere un commento importante che diceva Giovanni: non vedo l'ora di vederti a centrocampo. Questo è un altro punto importante perché oltre all'attacco, come dicevi bene tu, che c'è meglio avere abbondanza, assolutamente, perché adesso con Rosafio c'è sicuramente possibilità di scelta anche per Modica, perché prima con gli under che c'erano, che ci sono ancora, chiediamo, però probabilmente magari chissà se andrà via qualcuno. C'era poca scelta perché piuttosto che mettere magari o Cavallo o Zunno che non stavano facendo bene, si continuava su quegli over che avevano comunque esperienza o costanza di rendimento, seppur in cui c'è stato un frangente che facevano male sia under e over, quindi Sì. non c'era purtroppo possibilità. Invece leggevo appunto il commento, sarà importante anche da capire se arriverà un terzino sinistro, spero di sì perché si è arrivati al Deve giorno arrivare tutto per il giorno forza. d'andata. Appunto, si è arrivato tutto il giorno andato a dover mettere Ortisi lì purtroppo non per scelta ma per necessità e sarà importante anche capire come farà Ortisi appunto a centrocampo che ricordiamo che doveva essere già dall'inizio della stagione quando era stato provato lì. Poi purtroppo possiamo dire che è stato un mercato insufficiente almeno in quel reparto perché siamo stati costretti ad arretrare un centrocampista terzino. Secondo me, come dicevi anche tu, Lorenzo, arriverà sicuramente il terzino e quindi per Modica forse sarà importante avere anche quella scelta in più. Sappiamo che poi chissà, magari Scafetta, che è di base un attaccante comunque un esterno offensivo che è stato arretrato a mezz'ala, chissà che con l'avanzamento di Ortiz potrà anche lì giocare in attacco, però forse saremmo un po' troppi. E come dice anche Giovanni, dei vari Zunno, Cavallo e Luciani sappiamo, credo che si sappia poco, però se ci sarà la possibilità anche di avanzare Scafetta, probabilmente siamo un po' troppi lì davanti. Simone. Sì, sicuramente c'è tanta abbondanza di esterni d'attacco, per esempio forse servirebbe anche una punta proprio centrale in più, magari si può adattare, non so, Ragusa lì davanti, però effettivamente Plescia, Luciani, ci manca l'Ariete, ecco, Zunno l'ha fatto un po' come falso 9, però anche l'idea di andare a giocare con 2 punte su qualche campo difficile, che era balenato in mente contro il Taranto, ricordo, poi non è stato neanche possibile perché si era fatto male Luciani, quindi non c'è questa possibilità. Quindi come esterni siamo pieni, come centravanti siamo giusti, mettiamola così, come difensori in questo momento siamo carenti, quindi come dicevi bene anche tu, il nostro ascoltatore che ci segue da casa, trovando anche un terzino sinistro che dia affidabilità, oltre che al momento ancora abbiamo Lia. Cioè, se non avessimo, diciamo, scoperto Salvo, avremmo problemi anche a destra in questo Sì. momento. Quindi, diciamo, è un reparto da attenzionare che ti dà anche possibilità di, appunto, cioè, io lo vedo Ortisi quando, diciamo, sale, palla al piede, magari va a centrocampo, penso al palo, proprio nell'ultima partita col Monopoli, ecco, la fa la differenza in quella zona di campo. Cioè, c'ha gamba, c'ha tecnica. Quindi è proprio quasi un free Ortisi, cioè troviamo un terzino anche solo per appunto spostare Ortisi a centrocampo, vediamo che fa, facciamolo sfogare, sto ragazzo. C'ha qualità lì, poi certo ci sarebbe il problema, allora adesso chi lascerei fuori a centrocampo, ma come diceva Lorenzo, avere l'abbondanza è meglio, poi se facilita anche gli allenamenti più. Come dire, c'è più competizione lì e tanto di guadagnato per tutti. Sì, anche perché su Ortisi si è detto molte volte, però sta facendo bene la terzina, non lo spostiamo da lì.
Sì, è vero, Ortisi il suo l'ha fatto anche più di quello che sicuramente ci si aspettava da lui in quella posizione, però insomma, poi quando arriva un esterno puro che lo va a mettere in difficoltà, tutte le sue carenze difensive escono fuori come è normale che sia, visto che non è un difensore. Quindi riuscire, come ha detto Simone, a liberarlo da quella posizione, da quella zona di campo, secondo me potrebbe essere veramente una risorsa in più per il Messina. Non solo perché in questo momento il terzetto di centrocampo è abbastanza completo, sembra essersi, diciamo, assestato con Frisenna, Franco e Firenze, ma avere una risorsa in più come Ortisi non è mai una cattiva idea, anche per cambiare la tipologia di gioco che Modica vuole mettere in campo. Come dicevi tu, lo stesso Ortisi da terzino stesso va in avanti e crea pericoli, quindi non mi immagino se potesse farlo con ancora più libertà, magari giocando da mezzala, magari con la copertura di un terzino e di Franco magari dietro che lo copre. Quindi è sicuramente un fattore importante trovare al più presto un terzino per provare a vedere cosa Ortisi può fare in quella posizione. Poi magari ci smentirà e diremo: va bene, era meglio da terzino, era meglio tenerlo lì che stava facendo un buon lavoro. Però intanto diciamo che dall'inizio della stagione non ce l'ha mai avuta questa possibilità Ortisi e forse se la merita per tutto il sacrificio che ha fatto in questi quasi 6 mesi, no? Sì, tra l'altro giustissimo, perché poi ci siamo detti tante volte quando Ortisi faceva qualche errore anche in difesa, mi ricordo magari un rigore causato, diciamo, vabbè, a gennaio correremo ai ripari, comunque prenderemo un terzino, ma sì, siamo ancora al 5 gennaio, però credo che bisogna comunque cercare di fare presto, perché le partite a gennaio non è che siccome c'è il mercato non ci sono partite, ci sono tante partite e ogni partita è importante per quanto riguarda la salvezza, perché l'altro non stanno a guardare. Abbiamo recuperato molto grazie alle ultime 3 partite del girone d'andata, però continuare così dopo le rescissioni, avere solo un acquisto, speriamo non porti a perdere altri punti. Quindi certamente sicuramente si vuole calma per scegliere il giocatore giusto, perché non bisogna prendere tanto per prendere. Al contempo, però, credo sia anche il ruolo del direttore sportivo quello di fare in fretta, perché dopo domani c'è una partita, poi ci saranno altre settimane in settimana, e credo che dopo 4 decisioni nel giro di una settimana, il 23 dicembre sono le due, il 31 le altre due, e finora abbiamo preso solamente un giocatore, quindi le scelte al momento sono ancora meno per Modica, quindi ci aspettiamo sicuramente che in poco tempo arrivino gli altri, soprattutto in difesa, perché Darini e Ferrara hanno rescisso e al momento ci sono Pacciardi, Manetta, e poi cioè, anche Polito, lì sì. se è Pulito, che non ha fatto, possiamo dire, molto molto bene. Quindi anche lì solo 3 difensori per quattro posti totali, cioè per 2 posti, due riserve. Quindi anche lì credo che ci voglia un po' di fretta. Sì, tra l'altro Max mi aggancio al tuo discorso per mostrare, non l'abbiamo fatto precedentemente, la grafica delle rescissioni, sono queste, le hai dette tu benissimo, il 23 dicembre non ha rescisso Ferrara e De Matteis, qui vediamo le presenze, l'unico con più presenze è ovviamente Ferrara che qualche partita in più l'aveva giocata, ma insomma l'abbiamo detto, la sua rescissione è legata a spazio in più che Ferrara voleva da protagonista e non solo quindi dei minuti giocati, mentre per gli altri giocatori si parla proprio di spazio che non c'è stato, quindi per De Matteis, Darini e Zammit di fatto non c'è mai stato spazio, gli ultimi due hanno rescisso il 31 dicembre e come dicevi tu Max è ancora arrivato solamente Rosafio. Non mettiamo in dubbio che in questo momento Roma stia al telefono come un pazzo per trovare i giocatori giusti, però insomma ci vuole. Speriamo che questo avvenga al più presto perché già la prima partita sarà dopodomani e sarà molto complicata contro un bel Cerignola. Quindi i rinforzi devono arrivare al più presto per affrontare gennaio come è stato dicembre, no, Simone? Sì, sicuramente serve dare continuità a quei risultati, intanto col gruppo che è rimasto a disposizione. Dico io, delle rescissioni non mi preoccuperei più di tanto, se non appunto per Ferrara, che è stato quello che sembrava aver trovato la quadra con Manetta prima, poi diciamo è cresciuto, è salito molto Pacciardi, ma De Matteis in campionato non ha mai giocato, Zammit col contagocce, tre presenze mi sembra, da 5, 6, 7 Sì, minuti sì, sì. una.
Stesso Darini, quei 70 minuti che abbiamo visto sono praticamente dalla Coppa Italia, che poi in campionato mi pare abbia fatto 10 minuti, quindi non per parlare male di questi giocatori, ma non erano proprio centrali. E certamente serve poi allungare il gruppo per avere appunto la possibilità di avere il cambio in panchina, per avere la possibilità anche di allenarsi bene, perché una cosa è allenarsi in 18, una cosa è allenarsi in 20, 4. L'altro giorno sono passato all'allenamento, c'erano tre aggregati dalla primavera, quattro se consideriamo pure Di Bella, quindi comunque serve anche a questo avere una squadra un po' più lunga. Sul terzino vi dico quello che ci ha detto un po' Modica ieri, che l'abbiamo visto alla conferenza stampa di Rosafio, poi ovviamente fuori dai microfoni, ci raccontava che la situazione riguardo Lavardère è un po' bloccata dall'infortunio di Martino, un altro terzino lì del Cosenza. Giustamente la squadra non si va a privare di un terzino con un altro, diciamo, che praticamente è stato sotto i ferri per questa rottura del tendine d'Achille, non si sa ancora bene quando rientra, quindi anche loro lì, se non trovano un sostituto o sono tranquilli di poter far andare via Lavardera, prendono tempo, perché il tempo ce l'hanno fino a fine gennaio. Ecco, magari noi siamo un po' più in emergenza, lo avremmo voluto in gruppo già da subito, ma purtroppo sono dinamiche di mercato che possono capitare, e quindi dico, ci si mette pure la sfortuna. Poi ripeto, non è che la Vardera non lo conosco, magari non è Roberto Carlos, però in questo momento a noi ci serve proprio qualcuno sul ruolo. Era stato individuato lui, si sta lavorando, si continua a lavorare su di lui, che per l'allenatore può partire. Bisogna capire se appunto se ne può privare, visto altre cose che sono successe, questo infortunio a quest'altro suo compagno. Quindi sono tutte situazioni che purtroppo Roma ha ben presente, nel senso, purtroppo per lui, che ecco, non è facile fare il direttore sportivo, non è facile farlo a Messina, farlo a gennaio, lo sappiamo benissimo, non ci raccontiamo nulla di nuovo. Sì, tra l'altro insomma, noi ci auguriamo che questi acquisti avvengano il prima possibile. Tutti i tifosi vogliono chiarezza, no? Però, come hai detto tu, è difficile poi capire realmente a che punto siano le trattative. Noi ovviamente cerchiamo di darvi aggiornamenti il prima possibile. Ma insomma, siamo sicuri che Roma stia facendo di tutto per avere questi tasselli che mancano, quantomeno appunto i ruoli che abbiamo evidenziato, quindi del terzino, del centrale, il prima possibile. Poi magari più in là si cercherà di sfruttare le occasioni di mercato che sappiamo si presentano un po' più avanti, ovviamente nella finestra invernale. Adesso servono quei tasselli, anche perché il calendario è abbastanza fitto ed è abbastanza importante, lo andiamo velocemente a vedere. Quindi il 7 il Messina giocherà contro il Cerignola, il 14 gennaio contro la Casertana a Caserta, il 21 tornerà in casa contro il Taranto, mentre il 28 chiuderà questo mese con la partita in trasferta contro la Turris. Ci sono anche scontri diretti, in particolare con la Turris, che appunto sono molto importanti visto la classifica che poi il Messina si è andato a costruire nel mese di dicembre, no Max? Sì, assolutamente, sono con la Turris quello più importante per quanto riguarda lo scontro diretto, però ancora ci sono tre partite prima, quindi bisogna capire come ci arriviamo, con queste, prima di queste partite. Per il resto, comunque, match difficili, soprattutto quelli di mezzo, c'è cioè Casertana e Taranto, due squadre, ricordiamo bene, il Taranto ci ha fatto molto male in quella partita che probabilmente nemmeno la commentiamo per come è stata giocata, ma soprattutto per come è partita con l'infortunio prima di Luciani, che pensa ha cambiato un po' tutto. E poi quella con la Casertana, l'andata non era questa Casertana, perché ancora la Casertana era, diciamo, molto in basso, e poi ha volato praticamente. Quella col Cerignola invece, questa qua potrebbe essere importante, perché comunque il Cerignola ha avuto diversi alti e bassi. L'abbiamo visto, l'ho fatto anch'io comunque un approfondimento sulla persona del Messina, ha avuto diversi alti e bassi, lo dicevano anche i colleghi di Cerignola. In questo periodo, seppur c'è stata la sosta natalizia, sono più appunto negli alti, perché vengono da tre risultati ultimi consecutivi, quindi potrebbero essere in forma. Però, come abbiamo detto anche all'inizio puntata, anche noi veniamo da dei risultati buoni, comunque siamo un po' in ripresa, quindi sarà un match molto importante tra due squadre che comunque certamente il Cerignola è molto messo meglio di noi in classifica, è ottavo
in zona playoff, però come diceva bene anche Rosafio, ma l'abbiamo detto tutti in questa stagione, ormai questo campionato è molto, molto equilibrato, ogni squadra veramente ha, può aver paura di affrontare appunto un altro avversario, perché può succedere di tutto in un match. Poi dall'altro il Messina non può permettersi di perdere punti dopo quel novembre di fuoco, come abbiamo detto, che è stato veramente difficilissimo, quindi adesso bisogna assolutamente pedalare e fare punti in ogni partita, quindi sicuramente a partire da Cerignola. Vediamo anche la classifica che ha messo, ringrazio anche Lorenzo, il Messina è lì in zona play-out, però siamo vicinissimi alla Turris, che è il primo della salvezza diretta, ma poi anche Potenza, Sorrento, sono tutte lì, quindi non sono vicine, è tutto ancora aperto, c'è un giorno di ritorno da giocare interamente, quindi anche possiamo permetterci forse di aspettare qualche giorno, ma non di più, riguardo appunto gli acquisti, perché poi è giusto aspettare le occasioni, come dice tu Lorenzo, però poi alla fine, come diceva anche Luigi, scritto prima, c'è solo la Vardera, possiamo anche cercare altrove. Ecco, ci possiamo aspettare, come diceva Simone, qualche giorno riguardo le scelte del Cosenza, però poi dovremmo anche iniziare a guardarci intorno, anche per dare un po' di pressione al Cosenza, cioè per dire se il Messina non lo vuole più, magari poi il Cosenza potrebbe decidere di venderlo, di cederlo, oppure il Messina potrebbe lasciarlo definitivamente, guardarsi intorno, perché poi alla fine il terzino sinistro è molto, molto importante. Simone? Sì, sicuramente sono dinamiche di mercato complicate, che appunto, come dice Max, si può anche giocare un po', guarda, se non ti interessa, viro su altro, ecco. Noi purtroppo non siamo il Real Madrid, nel senso che mettiamo i soldi sul tavolo, senti, voglio questo subito, dammelo, ecco, quindi bisogna fare un po' di questo lavoro, io, anche perché hanno sottolineato sia Rosafio che il direttore Roma, che ringraziano il presidente, ecco, mi fanno capire che già il presidente, per prendere Rosafio, abbia già messo un po' di soldini, mettiamola così, quindi chiaramente sappiamo che abbiamo questo un tetto di budget da spendere, quindi se abbiamo speso già una parte per un esterno d'attacco, sicuramente saranno meno per un terzino, non so, forse si poteva pensare di investire di più in quei ruoli che mancano, non lo so, vedremo cosa dirà il campionato. Fatto sta che dobbiamo fare i conti con diverse cose, io non so se ci sono effettivamente terzini sinistri liberi che vogliono venire poi a giocare a Messina, ecco, la situazione è migliorata, però ricordiamoci, fino a un mese fa sarà difficile convincere anche qualcuno che proprio non amasse l'ambiente, la piazza, conoscesse, ne so, compagni, allenatori, a venire qua. Quindi il mercato è fatto anche di queste cose. Io, mi fa piacere sentire anche alcuni tifosi che dicono ma noi siamo il Messina. Ripeto, fa piacere, abbiamo avuto una grande storia, purtroppo non l'abbiamo adesso, quindi non è facilissimo, secondo me, convincere i giocatori a venire qui per giocare una salvezza, praticamente, perché al momento è questo. Come diceva anche Max, da qui al 28, la partita con la Turris, c'è praticamente anche tutto un mercato da fare, quindi si potrebbero rafforzare loro, ci potremmo rafforzare noi, certo. Potremmo, ne so, vincerne due e quindi fare un ulteriore balzo in classifica. Cambiano anche lì alcune dinamiche. Poi, non so, può essere pure che salta un allenatore da qualche altra panchina e ne arriva uno nuovo che non vuole determinati giocatori. È che un gennaio, diciamo, è un mese pazzo. Sono d'accordo che bisogna già avere le idee chiare. Io penso le avessimo le idee chiare, perché sto Lavardera lo sentiamo nominare praticamente da, non so, novembre. Sì, sì, novembre, sì. Quindi, ripeto, bisogna dare il tempo giusto, anche perché, come dice Max, tempo giusto, ok, per non prendere magari qualcuno così, sbagliando, mettiamola così. Quindi, secondo me, se noi aspettiamo un altro paio di giorni, ma nel senso un altro paio di giorni significa tra la partita tra Cerignola e quella dopo, dobbiamo coprire questi posti vacanti. Poi pensiamo eventualmente alle cose in più. Cioè, già oltre comincia a essere un problema, perché questi devono arrivare a Messina, entrare in gruppo, ambientarsi, quindi può essere che passa ancora un'altra settimana e finiamo, diciamo,
come gli altri anni, no? Che poi la squadra nuova entra a fine gennaio, comincia, diciamo, a rodarsi a metà febbraio, quindi perdiamo poi anche questo mesetto. Ecco, questo secondo me non c'è permesso, perché già veniamo da una situazione complicata. Dobbiamo dare continuità, speriamo di farlo al più presto, a partire già da questa sfida col Cerignola, che tra l'altro è in casa e può essere già un vantaggio in più. Sì, Assolutamente. esatto. Tra l'altro in chat ci chiedono un po' chi rimane, chi va via. Max, io approfitterei per lanciare, insomma, il nostro pagellone del girone d'andata, anche per capire un attimo qual è stato il rendimento di questi giocatori. E diciamo che dalle pagelle poi si capisce Si chi sono capisce, anche assolutamente. quei giocatori che anche la piazza stessa gradirebbe lontano da Messina, ovviamente con rispetto parlando. Quindi lascio a te l'onore di presentare questo pagellone del girone d'andata, che sappiamo è stato molto complicato. Poi c'è stata questa ripresa a dicembre che ha un po' salvato tutti quanti, come l'ultimo mese di scuola dove recuperano tutti quanti i voti. Sì, assolutamente, si vedono molte insufficienze, ma ci potevamo anche aspettare, perché poi in quel frangente in cui ci sono state 5 sconfitte consecutive, 0 gol fatti, praticamente piovevano i 4, i 5, quindi ovvio poi che nel computo generale del nostro Francesco Certo, che ha fatto praticamente le pagelle di ogni partita, era ovvio che ci fossero molte insufficienze, come era ovvio che l'unico che si poi andava a salvarsi era Fumagalli, che è l'unico sopra la sufficienza. Modica di pochissimo In non ha raggiunta bilico, perché poi anche lì nelle 5 sconfitte consecutive è ovvio che ci sia anche un voto basso per Modica, che a volte ci ha messo anche, possiamo dire, il suo zampino in alcune scelte. Però comunque credo che è palese il fatto che molti siano stati chiaramente sufficienti. In questo caso penso a Pacciardi, che adesso penso che il tifoso non lo vorrebbe via per quello che ha fatto nell'ultimo periodo, però ci ricordiamo tantissimi gravi errori suoi. Molti lo volevano via da Messina già a metà del girone d'andata, poi si è fatto un po' perdonare, però vedo anche gravi insufficienze dei due esterni, cioè sì, Ragusa e De Maus, certamente. e anche qui penso sia ampiamente prevedibile, perché ci ricordiamo tutti delle grandissime critiche, che tra l'altro non sono terminate, perché sicuramente tre risultati buoni, comunque una piccola risalita in classifica non cancella quello che abbiamo visto, tutto per quanto riguarda Emmaus, che su 19 partite ha fatto vedere qualcosa di buono in 4-3-4. Quindi non vedo, ecco, da queste grandi insufficienze delle cessioni, perché Ragusa è il capitano, Emmaus comunque è molto importante, però è certo che dobbiamo dire che il rendimento di molti di questi giocatori è stato gravemente insufficiente in questo girone d'andata. Però comunque di questi 11 che vediamo qui, che sono quelli che comunque l'11 titolare del Diciamo Walter titolare, sì. Messina, sì, non vedo, ecco, che qualcuno di questi vada via in questo gennaio, diciamo. Sì, sicuramente poi la situazione cambia. Adesso vi presentiamo le pagelle invece di quelle che sono, diciamo, le riserve. La situazione cambia qui, perché lo chiediamo anche poi a Simone. Qui, insomma, i voti sono ancora più insufficienti. Concentrandoci un attimo sulla difesa, emerge chiaramente quel 4,76 di Polito, che è stato, se non sbaglio, il peggiore, sì, il peggiore, diciamo, del girone d'andata di Francesco Certo. Quindi sono tutti voti molto negativi, salvo è in risalita ovviamente per le ultime partite molto positive. Per il resto, Tropea, Polito, Ferrara sono stati largamente insufficienti, e uno di questi ha già mollato, no, Simone? Sì, è una situazione che, appunto, se sono pagelle che tengono conto di tutto il girone d'andata, partita per partita, normale siano molto, molto basse. Polito, tra l'altro, ha giocato spesso, magari proprio in quella fase in cui il Messina faceva Sì. male. Molti lo indicavano magari come anche il colpevole. Questa colpa non gliela scarico tutta addosso, però sicuramente questo non ha aiutato. Che comunque Manetta e Pacciardi sono stati in campo quando anche la difesa non ha preso gol, quindi ovvio che anche se fai un errore, però magari poi l'avversario sbaglia, come è anche capitato, il fatto di finire la partita con un clean sheet fa aumentare il voto a tutta la difesa già in automatico, quindi sarebbe
sarebbe poi da capire proprio tutte le. Non c'è neanche senso, nel senso, questa media fatta così rispecchia quello che è stato, perché appunto poi il centrocampo vediamo che sia tra i titolari che le riserve il reparto che tiene meglio, gli attaccanti sono chiaramente quelli che sono appena sotto la sufficienza, perché non si segna, non si crea, soprattutto per lunghi periodi, almeno per quelle quattro partite di novembre, ma anche prima ottobre, si è faticato. Tra l'altro vedo qui Buffa è un altro che, ecco, se c'era qualcuno che ci chiedeva chi va via, potrebbe essere indicato, perché ormai è fermo quasi da due Sì. mesi, purtroppo per il ragazzo, non è che qualcuno gli vuole male, ma se la società dovesse avere bisogno di uno slot libero, Buffa purtroppo ancora non dimostra di essere in condizione, potrebbe essere un altro di quelli che salta. Tra l'altro ci stiamo scordando, c'è anche Pedicillo che è in gruppo, era in gruppo già in ritiro estivo, in gruppo adesso, ancora non ha firmato, ci hanno detto che avrebbero deciso anche per lui in questi giorni, ha avuto a quanto pare un piccolo acciacco fisico, ma purtroppo questo acciacco fisico non lo fa presentare benissimo, quindi vedremo se poi la società punterà su di lui o se appunto ci sarà altro da guardare. La situazione dei voti è questa, Sì. Salvo molto bene, ma ci sta, fatto bene proprio, meno male, nel senso che abbiamo avuto questa esplosione sua, perché se no avremmo avuto altri problemi su tutte e due le fasce, cioè, a quel punto avrebbe dovuto giocare Polito, penso, da destra, non so come l'avrebbe risolta Motica. Sì, mentre sull'attacco è sicuramente quei tre lì delle riserve sono quelli che al momento hanno quel punto interrogativo sulla testa, perché non si sa se rimarranno o meno Cavaldo, Luciani e Zunno. Zunno ha fatto molto bene anche lui nel finale, nonostante questo il voto non è riuscito a risalire come gli altri, però è stato uno dei più positivi nelle ultime partite, mentre per Cavallo e Luciani, soprattutto per Cavallo, sono state insufficienze che non hanno mai avuto diciamo, un'esplosione come è stato Zunno o Cavallo, quindi o Salvo. Quindi su Cavallo penso sia anche uno dei dubbi che un po' tutti ci domandiamo se possa restare o meno. Sì, Cavallo, anche scusami se ti interrompo, Lorenzo, con l'arrivo di Rosafio, c'è già Ragusa pure da quella Sì, parte, infatti. cioè Cavallo dovrebbe, penso, la terza scelta da quella parte, quindi rischia di vedere pochissimo il campo. Infatti, se vuole anche lui, comunque, come qualunque giocatore, se vuole trovare un po' più di spazio, ecco, probabilmente sarà uno dei papabili, ecco, che andrà magari in un altro lido presto. Volevo anche rispondere a Chiara che ci dice: Manetta merita sufficienza. Chiara, diciamo, raccolgono la media di quelle che sono Sì. tutte le partite. Ricordiamoci che sì, nel complesso possiamo dire che Manetta nella maggior parte delle partite ha sempre fatto bene, però ricordiamoci che nelle 5-6 partite in cui Messina ha fatto davvero male, era impossibile dare un buon voto, penso, a nessuno. Quindi, quelle partite in cui sono arrivati dei 4, dei 5, poi pesano nella media finale, che poi d'altronde è matematica. Quindi, Sì, non è è... una media puramente matematica, se no ovviamente avremmo dato assolutamente. dei voti un po' più netti, diciamo. E Sì, comunque penso assolutamente. nessuno possa andare oltre il 7 comunque questo No, Messina, anche infatti. volendo fare una cosa estemporanea dopo il girone d'andata, che sufficienza piena, sì, ma Forse il solo Fumagalli, pensando a tutte le parate, i rigori parati che ha sì. fatto, per esempio, Anche però. quei pareggi che magari abbiamo strappato grazie anche alle sue parate, sì, lui sì. Ma poi per il resto, purtroppo per noi c'è davvero poco. Infatti, poi anche la matematica che non inganna mai. Pochissimi arrivano a 6, anzi, nessuno arriva a 6 oltre Fumagalli. Quindi qualcosa poi dice. Cioè, Sì. Fumagalli, forse Ortisi, solo per il fatto di sacrificarsi e farlo comunque abbastanza bene, perché è un ragazzo intelligente, capisce come deve giocare. Penso anche ai primi tempi magari si scordava di stare in linea, adesso anche da questo punto di vista le ultime partite ha dato più tranquillità al reparto. Poi, come dicevi anche bene tu, se trova l'esterno, quello punto uno contro uno, ha dei ovvi limiti perché non è un difendente Sì. semplice. Sì, questi qua erano appunto i voti del girone d'andata. Adesso c'è un girone di ritorno che ci aspetta. Max, abbiamo preparato una grafica che
lo riassume graficamente appunto con questa con la classica diciamo rappresentazione della casetta dell'aereo. Le squadre ovviamente le conosciamo tutte, Cerignola, Casertana, Taranto Turris il mese di gennaio, poi Francavilla, Avellino, Sorrento, Giuliano, Picerno, Brindisi, Crotone, Benevento, Latina, Foggia, Juve Stabia, Monterosi, Catania, Potenza e Monopoli. Diciamo che poi quell'ultimo periodo si potrebbe dimostrare poi decisivo, no? Perché da entrambi, Monterosi, Catania, Potenza e Monopoli sono le ultime quattro partite dell'anno che, insomma, come sappiamo, spesso le ultime quattro partite possono essere decisive per un campionato, quindi andando insomma a lungo termine, quelle possono essere quattro partite poi decisive, Sì, averle. Sì. speriamo di non doverci salvare proprio all'ultimo, però sì, hai ragione, sicuramente sono partite con squadre tutte che al momento si trovano lì, poi non sappiamo cosa succederà Esatto. sul fine della Ci stagione. sono. Presumo comunque, sì, presumo che magari più o meno dovrebbero essere queste le squadre, forse il Catania magari Forse il farà Catania qualcosa di risalirà, più. sì. Esatto, però comunque sì, assolutamente. È un finale di stagione che ci potrà dire molto. Speriamo, come dicevo prima, di chiudere un po' la salvezza. Non dico matematicamente, ma essere un pochino più su già in quel frangente. Però sarà importante, come dicevo prima, anche partire benissimo. Anche delle partite che sono complicate, come Casertana e Taranto, non possiamo permetterci di perdere tanti punti. Certo, non si potrà sempre fare bene su 19 partite. Sappiamo bene anche nel girone d'andata, da un periodo di un po' risalita, che è stato, ricordo quel periodo quando è arrivato appunto il pareggio col Picerno. Comunque c'era la prima vittoria, comunque era un po' ridotto, poi è arrivata l'ammazzata, ecco, di quel mese di Sì, novembre. Ecco, credo che dovesse esatto. arrivare un altro mese del genere, sarebbe molto molto dannoso per la classifica. Quindi speriamo di partire subito bene da domenica. Poi domani avremo anche un ampio prepartita di quella che sarà la sfida col Cerignola. Ora ci siamo limitati a parlare più del mercato, ma non dimentichiamoci che è importantissimo il campo, anzi fondamentale, però senza un mercato degno, credo che poi il campo ne risentirà molto. Sul calendario vi aggiungo una cosa che l'ho vista, che ne avremo una in più in trasferta, che abbiamo giocato 10 in casa nel girone d'andata, 9 in trasferta, quindi ora chiaramente sarà al contrario, potrebbe anche essere un indizio, perché storicamente, ma anche quest'anno, gli anni passati, in Messina in casa, ecco, va un po' meglio. Per il resto concordo con l'analisi che avete fatto voi, potremmo ritrovare quelle tre, togliamo il Catania, Togliamo il Catania, sì. con cui ci potremmo misurare alla fine, ma vedremo cosa succederà, anche perché non abbiamo neanche visto il calendario loro, quindi ora è troppo presto, No, poi certo. potrebbe anche cominciare non più a dire pensiamo solo a noi, magari bisognerà anche cominciare a dire vediamo che fanno, ci arriverà quel momento in cui magari allenatori, giocatori dicono no, non guardiamo a questi, non guardiamo a quelli, però magari si può, dovrà anche fare, quindi uno dice sì, abbiamo preso un punto qui, però loro hanno perso là, quindi tutto sommato bisognerà fare questi calcoli. Poi, chiaramente speriamo di fare metà del girone di ritorno alla grande, ci portiamo fuori, poi ce la facciamo comoda questo finale di campionato. Sì, è Potrebbe succedere. quello che speriamo Gli tutti, insomma. regaliamo i playoff al presidente, così diciamo che Non li nominiamo che poi. lui li ha nominati. No, infatti. nessuno gliel'aveva chiesto, è andato il partito lui, ce l'ha detto lui, che lui crede ancora Ancora in questo sogno. questo sogno, c'ha questa speranza. Beh, i sogni è sempre giusto averli, noi intanto ci auguriamo che. Credo sia giusto quello che abbia detto Max, evitare mesi come novembre, perché poi diventa davvero complicato riuscire a ritrovare anche la forza, perché poi ti rimetti tutto l'ambiente contro, hai dubbi su ogni parte del campo, quindi ovviamente non ci aspettiamo che il Messina le vinca tutte, o le vinca comunque le vinca tre al mese, perché sennò andrebbe veramente quarto, quinto. Soldi del Esatto, presidente. quindi al presidente anche di più, diciamo, però evitare dei mesi di blackout è fondamentale, perché comunque il Messina ha dimostrato di potersela giocare più o meno con tutte, quindi giocarsela con tutte, portare a casa dei punti importanti, per esempio in trasferta contro squadre come Benevento, Avellino,
non è cosa impossibile, quindi evitare questi mesi e fare un girone di ritorno, diciamo, a pieno ritmo. Poi quello che succederà si vedrà, insomma. Assolutamente, Lorenzo, ce lo auguriamo tutti. Siamo praticamente in chiusura, abbiamo fatto più di un'ora, quindi abbiamo raggiunto Sì. il nostro la nostra ora quotidiana, quindi La nostra ora quotidiana. la prima puntata del 2024. Comunque ci siamo ritrovati per discutere di quello che sono state i primi botti, che abbiamo visto i botti di fine anno, il primo botto di inizio anno è stato lo Safi, ci aspettiamo che presto arrivino altri, però domani avremo un ampio prepartita con anche un giornalista locale di Cerignola per presentarci quello che sarà l'avversario. È importante come anche la squadra, lo staff studia l'avversario, è importante che i tifosi sappiano quello che si andrà a scontrarci, appunto. Quindi domani avremo un ampio prepartita, ci sarò io e poi anche come ho detto, il giornalista locale. Ringraziamo ovviamente Simone Milioti, che è stato sempre esaustivo come sempre. Ringrazio anche te, Lorenzo, che mi ha fatto compagnia in quest'ora. Ciao Lorenzo, Grazie, ciao grazie a te Simone. Max. Grazie a voi, Ovviamente ragazzi. ricordiamo ai Ciao Lorenzo. nostri spettatori, sì, di iscriverci sempre, perché noi vi leggiamo sempre, ci fa piacere leggervi e commentarvi in diretta per parlare insieme a voi. Ci potete trovare su Facebook e su YouTube, anche nella nostra chat di Telegram per parlare quando vi pare. Quindi continuate a scriverci e ci vediamo domani per il pre-partita, insomma, la puntata pre-partita a Messina Cerignola. Ciao!